Presente quei momenti negli anime? Sumimasen, chotto ano isoide ta mono de. Benvenuti su Watch Mojo Italia. Oggi faremo una top 10 delle 10 scene più imbarazzanti negli anime. Zenir-sama, onige kudasai. Mi raccomando, se il video vi piace, dai, pigiate il pulsante iscriviti e iscrivetevi. Vedremo personaggi coinvolti molto alla giapponese in scene totalmente imbarazzanti. Preparatevi a sotterrarvi per loro. Ore? Noni sore? Ah, un cuore. Shimatta! Numero 10. Controlliamo tutto il corpo. Magi, The Labyrinth of Magic. I'm such a loser. I'm so frustrated. Dopo una lunga battaglia, Alibaba si lamenta delle sue debolezze nel classico modo da eroe di anime shonen. Inizia quindi a controllare le ferite e nota che sta messo peggio di come pensava e lo fa controllando ogni parte del corpo. Oh man, I have a wound here too. La povera Morgana entra quindi nella stanza e vede ciò che non dovrebbe essere mai visto. Perché chiudere la porta quando possiamo avere una scena così? Ah, gli anime. Numero 9. Dichiarazione online. Netoge no Yome One. Ore to! Kekkonshite kudasai! Ma ci siamo passati tutti. Innamorarsi di qualcuno incontrato in un gioco online. Vabbè, magari non proprio tutti, però. E se c'è una cosa da imparare è che quel qualcuno non è chi dice di essere. Game nai de kekkon to ka, soi no ga yadatta nda yo. Dopo essersi fatto coraggio, Hideaki alla fine confessa i suoi sentimenti ad un membro del suo party. E fin qui. Il problema è che la sua lei è più che altro il suo lui. Regola degli online, ragazzi. Gli avatar da super gnocche nascondono un uomo, sempre. Numero 8. Niente figli per il povero Sonic. One Punch Man. Mada zantou ga ita to na. Ogni protagonista ha il suo rivale che si rispetti, ma certo, Saitama non ne ha esattamente bisogno, diciamo. Ma comunque questo non ferma il poor Sonic dal provare più e più volte a mostrare il suo valore al nostro pelatissimo eroe. In questo scontro si muove velocissimo e prova a portare il colpo definitivo su Saitama, solo per essere poi sfiorato dal di lui pugno sui gioielli di famiglia. Ci dispiace Saitama, ma stavolta niente scuse. Wasato ja nai nda yo. Sundome shiyou to omottara ikkyoi de butsukatta dake de. Numero 7. Attrazione magnetica. Le bizzarre avventure di JoJo Stardust Crusaders. La nostra cricca si è imbattuta nei nemici più disparati con le tecniche più assurde, ma questa qui è... Maraya usa il suo stand Bastet per manipolare il magnetismo, portando Abdul e Joseph a doversi salvare da treni, posate e altre robe. Ma la cosa più veramente demenziale è che li forza in posizioni sconvenienti, in pubblico, perché... perché sì. Dosha, Abdul? Naka... E dopo tutto il resto, signori, arriva anche questo. Ci dispiace sinceramente. Numero 6. Il talento di Mr. Vegeta. Dragon Ball Z, la battaglia degli dei. Gohan's trick is over! Now it's time for the main event of Bulma's birthday, the bingo tournament! Il principe dei Saiyan, tipo orgoglioso, sempre tutto imbronciato, ci vuole poco per renderlo imbarazzante. Nel tentativo di placare la tensione creatasi tra i guerrieri Z e Beerus, il distruttore di pianeti, Vegeta ci mostra il suo vero talento, l'abilità nei musical. Time to play some bingo! È un tentativo onorevole per il povero principe, ma per la verità non è che serva neanche a tanto, per cui poteva semplicemente fare a botte da subito. Si consoli col fatto che quantomeno ha una moglie non meno imbarazzante di lui. Numero 5. Nuotare, più o meno. Golden Boy. Show us what you've got. Essendo uno che va in giro a fare i peggio lavoretti, Kintaro ha sacrificato molto per lavorare a fianco di tante belle donzelle. Dà sempre tutto per mostrare loro che è uno tosto, come in questo caso, con il suo straordinario talento nel nuoto. E questa prova da Michael Phelps degli anime gli fa avere ovviamente un lavoro tra le nuotatrici che desiderava, per poi rubarne i cuori. Kintaro, che personaggio! So...
How do you like my swimming? Numero 4, la ragazza letteraria, Daily Lives of High School Boys. La vita non è come un romanzo d'amore e la povera... Vabbè, perché sono tutti poveri? Va bene, la povera Yasan lo vorrebbe tanto e un giorno incontra un belloccio a bordo fiume. E sfortunatamente per lei, Hidenori non è il ragazzo dei suoi sogni. Anzi, Hidenori è un po' particolare ed è vagamente combattuto interiormente. Il ragazzo prova in tutte le maniere a fare il figo senza riuscirci. E questo è nulla. Se vi volete fare quattro risate, andatevi anche a vedere gli altri loro incontri. Isogo, kaze ga yamu mai. Nani o ittenda ore wa? Numero 3. Una serie di follie senza senso. Sono Sakamoto, perché? Quando sei il migliore in letteralmente ogni cosa che fai, con buona probabilità non starai simpatico a tutti. Ma che siano rompiballe, ragazze popolari o insegnanti, nessuno riesce a fregare Sakamoto. Nemmeno il povero Sera, i cui piani per imbarazzarlo vanno all'aria quando entra in classe un'ape. Facendolo... perché... spogliare. Ma ovviamente la cosa non innervosisce minimamente Sakamoto, che dà di nuovo prova delle sue abilità. Mana Beans! Cosa c***o sta succedendo? Numero 2. Due chiacchiere. Watamote. Tutti quelli che hanno visto la serie lo sanno. Tomoko non si becca tanto con la gente normale e finisce sempre in situazioni imbarazzanti mentre prova a integrarsi, tipo in questa scena. C'è un tempo da lupi e lei e due ragazzi trovano riparo nell'attesa che smetta di buttarla giù del brutto. Trovandola un'ottima occasione per migliorare la sua abilità nelle chiacchiere, inizia a far fugliare cose a caso e ecco, non la smette. La smette, non la smette, nel senso che dopo un po' fa star male. Prima di svelare la numero 1 a qualcuno menzioni onorevoli. Numero 1, il sacrificio. Prison School. Don't do it, man. You have any idea what will happen if you go through with this? Per fuggire, i ragazzi hanno bisogno di una cosa fondamentale: il suono di una scoreggia. Beh, ovviamente, al momento sono in aula computer con un mucchio di ragazze e chiaramente non riescono a trovare il benedetto suono su internet. E il tempo sta per finire. Ma poi arriva Gakuto, eroe di questa lista, che si sacrifica facendo questo. Forgive me. Immagino non ci fosse altra scelta, ovviamente. Kakuto, I swear your social death won't have been for nothing! Hey, dicknose, what's up with the slacks? They're due to ineluctable circumstances, madam. D'accordo con la lista? Date un'occhiata anche a questi altri video e iscrivetevi a Watch Mojo Italia.